se abbiamo appena finito di tagliare l'uva dalla pianta, ora l'abbiamo messa sul rimorchio, andremo a casa a macinarla per poi far partire la nostra fermentazione. La svinatura, che è il processo subito dopo la fermentazione. Per circa 30 ore ha fermentato, ora stiamo separando. La svinatura consiste nella separazione delle bucce, delle vinacce, diciamo, dal mosto, per poi essere fatta la torchiatura nel torchio. Adesso noi stiamo stringendo la pasta dell'uva e basta, e se il vino torchiato che poi viene mischiato con il normale.